E benvenuti a questo nuovo episodio, il boss dei videogiochi. Molto bene, raga. Il boss di oggi è il boss di Adventure Guilty Gear 2, che si chiama Raven, che attacca con Yagi. È molto forte con gli attacchi diretti. A impatto, ecco, e può comandare i corvi, un po' come i tazzi, diciamo, e usa il teletrasporto per spostarsi molto velocemente. Adesso vi lascio allo scontro e buona visione. Ok, Raven, fatti sotto. Ok, raga. Non so perché, ma lui lancia questo ago e io posso prendere dall'ago, se lo distruggo, pozioni per la tensione, per fare i miei attacchi speciali, quello finale, o mi dà l'ago che lui stesso ha lanciato, quindi posso rispedirlo indietro, così facendo posso attaccarlo perché lo stordisce. Come vedete la sua difesa è imparabile e mi sta, direi, massacrando con questi impetti qua da corvo. Maledetto. Mi servirebbe una vita, ah, ecco un lago. Vai così, età. Cavolo. Stai dato non becchi. Non ho detto. La tua difesa non esiste molto, eh. Vai così, bel danno. Ok, ma adesso non so come si chiama la mossa finale, il Tear Raven. Raven. No, Raven. Senza la N. Ecco, lago, il suo e vai, palla di fuoco! Bel danno, cavolo. Peccato che lui ha sempre la vita più della mia. Oh, cavolo, i suoi corvi. Questo qua è come i tasi con i corvi. Dammi la vita, sì. Morite corvazzi del malaugurio. Vai, un'altra vita mi ha dato, bellissimo. Vieni qua. Fermo. Cavolo, è sparito. Allora vuol dire che ricompare Raven adesso. Eccolo qua. Ok, se io riesco a prendere un suo ago e ecco, adesso ho anche la mia tensione al massimo, posso finirlo con un solo attacco se è confuso. Beh, basta che attacco continuamente, sarà confuso prima o poi, eh. Pugno di fuoco! Rovesciata, cioè questo. Cavolo. Ok,
devo darmi l'ago. Sì, perfetto. È la tua fine. Addio. Falla di fuoco. Come? E vabbè, non so perché non l'ha beccato. Forse perché è colpa di cavolo di cerchio che mi ha messo. Forse. Comunque, sconfitto. Beh, raga, episodio di videogiochi finisce qui. Ci vediamo al prossimo. Ciao.